Ora, mettiamo che una donna di cui siamo perdutamente innamorati, una donna alla quale più volte abbiamo dichiarato il nostro amore, un bel giorno decida di toglierci il saluto. Saremmo disperati. E in effetti, disperato, si sentì il giovane Dante quando Beatrice, che si era offesa per un comportamento da lei giudicato non cortese da Dante tenuto nei confronti di un'altra donna, quando Beatrice gli negò lo suo dolcissimo salutare. Quindi possiamo capire benissimo che Dante, sopraffatto dal dolore, si sia ritirato, come lui racconta, a piangere amarissime lacrime e poi si sia chiuso in una sua stanza e lì si sia sfogato tra pianti, lamenti, fino a che sfinito non si era addormentato, come si addormenta un pargoletto battuto, come il pargoletto prende sonno fra i singhiozzi. Insomma, è un'esperienza di perdita e di frustrazione che possiamo comprendere e condividere. Invece è molto lontano dalla nostra sensibilità, ma io direi anche per noi quasi incomprensibile, l'enfasi che Dante, sempre nella Vita Nuova, pone sul saluto come segno di corresponsione amorosa. Ora, Dante si era innamorato di Beatrice, si può dire a prima vista, quando aveva 9 anni, più precisamente quando lui era quasi al compimento del suo nono anno e Beatrice quasi al principio del suo nono. Siamo nel 1374. Nel momento in cui la vede, Dante, sono parole sue, intendiamoci, è stato preso da una passione sconvolgente, di quelle passioni che fanno tremare i polsi, obnubilare la vista, togliere l'appetito. No, ma questi erano sentimenti suoi, non condivisi dalla giovanissima Beatrice. Da allora, da quel fatidico giorno, Dante l'aveva cercata più volte, ma non era nata una storia d'amore. Dovranno passare 9 anni, 9 anni dei quali Dante non ci dice niente, perché Beatrice, diciottenne, si accorga del suo innamorato. Nel 1283, quindi esattamente 9 anni dopo il primo incontro, che cosa accade? Dante lo racconta così. Accade che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo di due gentili donne, le quali erano di più lunga etate, quindi avanti negli anni, e passando per una via, volse gli occhi verso quella parte ov'io era molto pauroso e per sua ineffabile cortesia mi salutò. Questa è la prima volta che Beatrice gli parla. A Dante parve allora vedere tutti i termini della beatitudine. Ebbro di felicità, sente il bisogno di restare solo e perciò si chiude in quella stessa camera nella quale poi un giorno si sarebbe ritirato, come abbiamo detto, per piangere la perdita del saluto di Beatrice. Si chiude in quella camera, adesso ebbro di felicità, per pensare a ciò che gli è capitato. Il saluto di Beatrice è il gesto che nel racconto del libro instaura il rapporto. Da qui comincia la storia d'amore. Storia d'amore, intendiamoci, che comincia
come unico segno condiviso avrà proprio la ripetizione del saluto. Ora, dicevo prima, a noi può sembrare strano che una passione che Dante presenta come esclusiva e dominante nasca e si mantenga e viva sull'esilissima base di un saluto scambiato. Cioè, è vero, Dante riveste l'amore per Beatrice di uno spesso strato di significazioni simboliche e ideologiche, significazioni che possono sfiorare, anche se metaforicamente, e sottolineo metaforicamente, l'ambito religioso. È vero, però non possiamo fare a meno di chiederci come Dante abbia potuto edificare questa costruzione su delle fondamenta così gracili. A chiederci, da essere sincero, penso che siano pochi i lettori moderni della Vita Nova che si pongono questa domanda. Lo penso perché mi sembra che nei lettori di opere letterarie medievali prevalga l'idea, forse neppure del tutto consapevole, che si tratti di una letteratura ispirata a proprie regole cadute in disuso da tempo. E la prima di queste regole sarebbe il fatto che gli apparati simbolici possono nascere e crescere anche rigogliosi su se stessi, prescindendo dal rapporto con la realtà fattuale. Un'idea che contiene sì una parte di verità, ma solo una parte, e che quindi finisce per oscurare molti dei procedimenti creativi messi in atto dagli autori di quell'epoca. Il saluto, il motivo del saluto, cioè della dama che risponde o saluta, non è presente solo nelle poesie di Dante. Tuttavia, nella lirica duecentesca, le occorrenze del motivo italiana, le presenze del motivo del saluto sono meno numerose di quanto si potrebbe immaginare. Con alcune eccezioni si concentrano soprattutto nelle poesie di Gianni Alfani, Lapo Gianni, Cino da Pistoia, Dino Frescobaldi, cioè nelle poesie di quei rimatori fiorentini o comunque strettamente collegati a Firenze che noi, usando una terminologia coniata dallo stesso Dante, chiamiamo stilnovisti. Avrete notato che all'appello di questi stilnovisti manca Guido Cavalcanti, ma questo non stupisce. Guido è sì il primo degli amici di Dante e anche il suo più stretto sodale poetico, ma Guido dell'amore ha una concezione pessimistica, una concezione di stampo medico-materialistica, e in questa concezione non c'è posto per effetti che sono effetti positivi dal punto di vista psicologico e addirittura spirituale, come quelli che quegli altri poeti del gruppo, Dante compreso, connettono al saluto della donna. Quindi nel complesso ci muoviamo nell'ambito letterario più vicino al giovane Dante. Ora, le realizzazioni più numerose del motivo del saluto sono quelle in cui la dama è presentata mentre saluta un pubblico indistinto e con questo suo atto ispira nei salutati dei sentimenti rasserenanti, addirittura nobilita, ingentilisce il loro animo. Da questo punto di vista, dunque, il motivo del saluto si iscrive in quel ricco filone dell'elogio delle straordinarie virtù di una donna che molto spesso è connotata addirittura di angelicità. Una seconda strada in cui si presenta il motivo del saluto è quella
minoritaria rispetto all'altra, è quella della dama che saluta il suo innamorato. In questo caso il saluto produce effetti quasi sempre di sbigottimento da parte di chi lo riceve. Le formulazioni più limpide di questi due modi di presentare il saluto si devono entrambe a Guido Guinizelli, che è considerato il padre, secondo Dante, di questo gruppo di poeti. Vi leggo pochi versi dal sonetto Io voglio del ver la mia donna laudare, per quanto riguarda il primo motivo della dama che saluta un pubblico indistinto. Passa per via, si adorna e si gentile, c'abbassa orgoglio a cui dona salute, salute nel senso di salute, saluto, e fal de nostra fe se non la crede, anche se non è credente, e non le può pressare om che sia vile, ancor ve dirò che a maggior vertute null'om può mai pensar finché la vede. Questi sono gli effetti del tutto straordinariamente positivi del saluto. L'altro motivo, l'innamorata che saluta l'amante, anche questo è un sonetto sempre di Guido Guinizelli, lo vostro bel saluto e il gentil sguardo che fate quando ve incontro m'incide, mi uccide. Opposti, effetti opposti. Quindi Dante non partiva da zero. Tuttavia nessun poeta prima di lui o a lui contemporaneo si avvicina neppure alla lontana all'enfasi che Dante pone sul motivo del saluto. Nella Vita Nova ne fa per l'appunto uno dei temi centrali, soprattutto uno degli elementi portanti del racconto. Si capisce bene anche perché, forse, no? Visto che il saluto storicamente intrattiene numerosi legami con l'esaltazione delle virtù femminili, sembra fatta apposta per un romanzo che ha come protagonista una donna di nome Beatrice, colei che dispensa beatitudine. Detto questo, torniamo allora al capitolo della Vita Nova in cui Dante racconta del saluto che Beatrice gli rivolge. Leggo questo piccolo ma fondamentale episodio. Poiché fuoro passati tanti dì, che appunto erano compiuti li 9 anni appresso l'apparimento soprascritto di questa gentilissima, 9 anni dopo il primo incontro, nell'ultimo di questi dì avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo. Tenete in mente per favore questo colore bianchissimo. In mezzo di 2 gentili donne, le quali erano di più lunga etate, più age. E passando per una via, volse gli occhi verso quella parte ove io era molto pauroso, e per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nel grande secolo, nella vita eterna, la Vita Nova è scritta dopo la morte di Beatrice, nel grande secolo, mi salutò virtuosamente tanto che mi parve allora vedere tutti i termini della beatitudine. L'ora che il suo dolcissimo salutare mi giunse era fermamente 9ª di quel giorno. E però che quella fu la prima volta che le sue parole si mossero per venire ai miei orecchi, presi tanta dolcezza che come inebriato mi partio dalle genti e ricorso al solingo luogo d'una mia camera, posemi a pensare di questa cortesissima. Riassumo quello che viene dopo. Nella camera Dante, come dicevo, si addormenta e sogna. Un sogno stranissimo, indecifrabile.
In una nuvola rosseggiante gli appare la figura di uno signore che si qualifica come suo dominus, cioè amore. Amore teneva in braccio una donna addormentata. La nudità di questa donna era appena velata da un drappo sanguigno. In altra mano teneva Amore un cuore ardente. Dopodiché sveglia la donna e la costringe a mangiare quel cuore. E poco dopo, piangendo, sempre con questa donna in braccio, Amore sale al cielo. Dante si sveglia e decide di raccontare il sogno in un sonetto che invia a molti famosi rimatori affinché lo decifrassero per lui, e lo invia senza rivelare che lui era l'autore di questo sonetto. Ora, molti esegesi e molti commentatori hanno segnalato nel brano che vi ho letto prima dell'incontro e anche nel seguito che ho semplicemente riassunto un numero molto alto di echi e di riprese sia del Vecchio che del Nuovo Testamento. Ora, la cosa di per sé non stupisce, visto che il linguaggio scritturale e liturgico ha inciso molto su quello lirico amoroso di quell'epoca. E poi teniamo presente che il particolare tenore di questo libro, che avvolge la protagonista di connotazioni misticheggianti e che si spinge a volte fino ad azzardare un parallelo fra lei e il Cristo. Devo dire tuttavia che, almeno per quest'ultimo aspetto, gli interpreti moderni sono assai meno prudenti di Dante. Ora, a parere di uno dei più illustri e competenti studiosi della Vita Nova, cito, la messa in scena dell'episodio del saluto per strada sembra risentire di quella della trasfigurazione di Cristo raccontata dai Vangeli sinottici. Perché? Perché, dice il commentatore, il colore bianchissimo della veste di Beatrice ricorda il candore di quella di Cristo che si trasfigura. Lo dice Marco. Le sue vesti divennero splendenti e così candide quali nessun tintore sulla terra sarebbe capace di rendere candide. Ancora, Beatrice è accompagnata da due gentili donne di più lunga età. E accanto al Cristo compaiono i profeti Elia e Mosè. E chi osa il commentatore, presumibilmente raffigurabili, come del resto nell'iconografia dell'epoca, come di più lunga età anch'essi, come le due donne che scortavano Beatrice. Ancora, Dante è molto pauroso, così, sempre stando a Matteo, come pieni di spavento sono Pietro, Giacomo e Giovanni che assistono alla scena della trasfigurazione. E infine la nebula di colore di fuoco dentro alla quale nel sogno appare Amore potrebbe rimandare a quella stessa scena, alla nube luminosa che copre questi apostoli con la sua ombra. Ora, confesso che io non riesco proprio a convincermi che le parole di Dante siano un trampolino adeguato per un balzo così vertiginoso. Cioè, è pienamente comprensibile l'idea che la bianchezza della veste di Beatrice sia un segnale di angelicità. Mi chiedo però quanto sia corretto, partendo da questa giusta osservazione, spingersi fino a interpretare, come ha fatto un altro il commentatore, la donna che saluta con tanta grazia come una figura di Gabriele, titolare della salutatio angelica nei confronti di Maria, un'ave rivolto a Dante. Ora, questi esempi che vi ho fatto, a mio parere, peccano di iperinterpretazione, cioè forzano in modo eccessivo
la lettera del testo. Tuttavia con la lettera mantengono un qualche legame, pur suggestivo. Insomma, nascono da una troppa fiducia nella capacità del testo di generare catene di senso, ma non possono essere considerati del tutto arbitrari. Ma che cosa dobbiamo dire quando un altro studioso ipotizza che le accompagnatrici di Beatrice, le due donne più anziane, rappresentino simbolicamente le tappe fondamentali della formazione poetica di Dante, vale a dire i maestri di Dante nell'arte del trovar, Guittone e Guinizelli. Le due donne rappresentano simbolicamente Guittone e Guinizelli. Non riesco proprio a vedere cosa nel racconto di Dante possa rinviare a un discorso sulla sua formazione di poeta. Il fatto è che fra gli autori medievali Dante è quello che più di ogni altro sollecita gli interpreti ad avventurarsi in letture che crescono su se stesse, letture che alimentano inesauribili catene simboliche o analogiche. Ma non è però che le cose vadano molto meglio quando gli esegeti scendono dai cieli simbolici e percorrono la strada più umile dell'interpretazione realistica della lettera. Gli stessi commentatori che sottolineano il colore angelico della veste di Beatrice, candida veste, suggeriscono anche che il bianco possa essere quello di un abbigliamento nuziale. E quindi che il piccolo corteo che Dante incontra per via, Beatrice fra le due donne, sia, cito, una sortita ufficiale legata agli sponsali. La faccenda però non è così semplice, perché nella Toscana di Dante il matrimonio non consisteva in una singola celebrazione liturgica, ma in un lungo, a volte lunghissimo processo a più tappe, e a molte di queste tappe la sposa nemmeno partecipava. Un processo che dall'iniziale promessa, superato il rito che viene celebrato in casa della sposa gli dà l'anello. Questo rito si concludeva con la cosiddetta deduxio, cioè con un corteo, per l'appunto, che lungo le vie della città accompagnava la sposa alla casa del marito. Nella Vita Nova, quando Dante racconta che un gruppo di donne si era radunato per fare compagnia, secondo l'usanza di Firenze, nel primo sedere alla mensa che una gentil donna sposatasi proprio in quel giorno facea nella magione del suo novello sposo, fa in qualche modo riferimento al momento della deduzio. Dunque, se nel passo citato si trattasse di matrimonio, il piccolo corteo che Dante dice di avere incontrato per la scala non potrebbe che riferirsi a quest'ultima parte del cerimoniale. Ma però in questo caso, siccome nel 1283, data dell'incontro, lo dice Dante, Beatrice non era orfana, lo dice Dante ancora, a scortarla non dovrebbero essere due donne più anziane, ma il padre. E poi aggiungiamo un altro particolare, non da poco. L'abito nuziale di colore bianco comincia di fatto ad apparire nel Settecento e si afferma poi in tutta Europa nell'epoca borghese. In età medievale e anche dopo, i riti nuziali delle classi abbienti erano per tutti, in particolare per le spose, un'occasione, per non dire un obbligo sociale, di sfoggiare abiti i più lussuosi, i più adorni possibile, abiti prevalentemente di colore nero e ancor più rosso. Ultima cosa,
una sposa diciottenne sarebbe davvero tardiva in un'epoca in cui, nella quale l'età canonica delle donne per il matrimonio era fissata fra i 12 e massimo 14 anni. Ora, con queste osservazioni vorrei solo mettere in rilievo un'altra tendenza negativa degli studi letterari, non solo sul Medioevo, vale a dire il loro distacco dalla ricerca storica. L'attenzione predominante per gli aspetti formali e filologici e l'idea che ormai è diventata quasi senso comune che nel Medioevo, più che in altre epoche, la letteratura dialoghi soprattutto con altra letteratura o in ogni caso con altri testi scritti, ebbene tutto ciò ha senza dubbio arricchito gli studi, ma anche finito, secondo me, per mettere in secondo piano, addirittura per fare dimenticare, che anche nel Medioevo la letteratura dialoga in primo luogo non con altra letteratura, ma con la vita. Da qui l'idea diffusa che nei testi medievali non si riconoscono i contorni della vita reale. Da qui anche il mancato approfondimento di cosa fosse la vita reale per questi letterati. Da qui anche la proiezione, la facile proiezione sul passato di esperienze, di forme di cultura del nostro presente. Torno a Dante. Su un punto non si può non concordare con gli esegeti, sul fatto cioè che l'espressione per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nel grande secolo, mi salutò virtuosamente, che questa frase abbia un valore del tutto particolare, un valore che trascende il significato della lettera. È stato scritto: il saluto di Beatrice è un segno di grazia che ha le caratteristiche dell'amore cristiano, la caritas o agape. È gratuito, non richiesto, incondizionato dai meriti di chi lo riceve. Sì, ma con ciò siamo costretti a rifarci la domanda dalla quale siamo partiti. Come può un episodio di per sé banale, come un saluto rivolto per la strada, innascare una così complessa storia d'amore? Domanda tanto più urgente, in qualche modo direi quasi imbarazzante, se accettiamo che non solo la storia d'amore che da lì, da quell'episodio si sviluppa, ma il saluto stesso, l'atto stesso del saluto, di questo saluto apparentemente banale, ripeto, si carica di implicazioni che inducono niente meno che a parlare di caritas e di agape. Ma mi chiedo anche, e se quel gesto non fosse così banale come sembra a noi? Cioè, non sarà che noi lo leggiamo con categorie moderne senza collocarlo nel contesto delle regole di Galateo che allora normavano i rapporti interpersonali, in particolare i rapporti tra persone di sesso diverso? Ora, in una società gerarchizzata come quella medievale, i comportamenti erano minutamente codificati. I predicatori, anche una vasta trattatistica in latino e in volgare, si facevano carico di questa pedagogia del vivere associato. La necessità proprio di regolare i rapporti interpersonali poi doveva essere molto sentita nelle città comunali, in città caratterizzate da un forte dinamismo sociale e perciò città governate da un'elite composita, nella quale perlomeno nobiltà di sangue e aristocrazia del denaro quotidianamente dovevano sperimentare una convivenza anche difficile.
i comportamenti femminili in famiglia e in pubblico erano classificati quanto quelli maschili, anzi di più di quelli maschili. Ne fornisce un ottimo esempio quel trattato in versi intercalato da parti in prosa intitolato Reggimento e costumi di donna, che il notaio Francesco da Barberini ha ultimato tra il 1318 e il 1320, quindi un contemporaneo di Dante. Il trattato illustra una casistica molto ricca di situazioni di vita quotidiana in casa e all'esterno. Le regole si infittiscono, soprattutto si irrigidiscono, quando dall'interno si passa a quella sorta di confine tra casa e città che è rappresentato dalle porte, dalle finestre e dai balconi. E diventano ancora più stringenti quando si parla della vita all'esterno delle mura, fuori dalle mura domestiche. Insomma, per predicatori e pedagoghi ogni uscita è pericolosa, sia che si tratti di andare a passeggiare, andare a una festa, ma anche andare in chiesa per assistere alla messa. Barberino è molto attento ai gesti del passeggio. Le donne devono sempre essere accompagnate da qualcuno dei familiari o della servitù. Le fanciulle devono procedere in pubblico senza svolgere lo sguardo di lato, facendo piccoli passi e radi e pari. No, lo sguardo. Nell'Ars Amandi medievale gli occhi hanno un ruolo di primaria grandezza e quindi è normale che i predicatori, i moralisti, soprattutto poi quelli del comportamento femminile, riservino molta attenzione allo sguardo, in particolare allo sguardo in pubblico. Cioè, fin da bambine le donne erano addestrate all'autodisciplina, a un controllo di quella pratica sociale del guardare, dell'essere guardati, che avrebbe potuto facilmente degenerare in intimità. Cioè un mercante di Parigi, verso la fine del Trecento, scrive una specie di libretto di istruzioni per la moglie quindicenne. La moglie sta per uscire per andare in chiesa e l'ultra sessantenne, per allora un'età molto avanzata, l'ultra sessantenne mercante di Parigi, leggo in traduzione, le dice: e mentre cammini, porta la testa alta e le palpebre abbassate, senza sbatterle, e guarda dritto davanti a te, senza guardare intorno a te, né uomini né donne, né a destra né a sinistra, e senza guardare in su o sbirciare qua e là, e senza fermarti a parlare con nessuno per la strada. Arrivata in chiesa, siediti in un angolo buio, e con gli occhi fissi sul libro o sull'altare. Qualche decennio dopo, Antonio Pierozzi, che è noto come Sant'Antonino da Firenze, scrive un opuscolo rivolto alle donne e in questo opuscolo le invita a compiere il tragitto dalla casa alla chiesa con gli occhi sì bassi che altro che la terra dove avete a porre i piedi non vi curate di vedere. Anche il Barberino naturalmente si interroga molto sul saluto femminile, perché è un gesto molto delicato, e lui si interroga sulla liceità o meno di rispondere al saluto da parte delle donne, di rispondere al saluto e sulle forme della risposta. Lui è drastico, la giovane che è venuta già nel tempo del maritaggio
non può salutare qualcuno incontrato in luogo pubblico. E se gli avvien che con la madre sua per alcun luogo passi, non si inframmetta d'alcun salutare. Ma è meno drastico, ma è pieno di cautela e di distinguo anche nei confronti delle maritate, in ogni caso. Ebbene, nel rapasso di Dante, nel racconto di Dante, anche Beatrice è custodita, è fuori dalle mura domestiche, accompagnata. C'ha due accompagnatrici più anziane, parenti o amiche, comunque, dice Dante, gentili, cioè non serve o domestiche. Dunque Beatrice ottempera alle regole, esce di casa così come deve uscire una giovane. Ma poi inaspettatamente le infrange. Cioè Dante non dice se questa dama, se Beatrice scortata, procedeva a capo chino o guardando fissa davanti a sé. Dice, senza possibilità di equivoco, che Beatrice volse gli occhi verso quella parte dove lui era, cioè che Beatrice rivolse lo sguardo su di lui. Dunque, l'infrazione di questa regola del non rivolgere lo sguardo, che probabilmente non era sempre rispettata nella quotidiana del vivere, nella vita quotidiana, ma che sicuramente faceva parte della cultura comportamentale del tempo, l'infrazione è netta. Ma Dante non si ferma a questo. Dante aggiunge che Beatrice, per la sua ineffabile cortesia, lo salutò. Un saluto gratuito, pronunciato di sua iniziativa. Cioè un saluto dato non in risposta a un saluto di Dante, non accenna affatto questo Dante, ma un gesto libero e spontaneo di Beatrice. Quindi Beatrice qui ha un comportamento doppiamente trasgressivo. Se adesso noi leggiamo il gesto di una, non è neanche dama, sì, dama, a 18 anni era già sposata, di una dama che assume l'iniziativa, se lo leggiamo sforzandoci di fare nostra la mentalità di allora, ecco che quello che a noi può sembrare banale, per non dire scontato, assume tutto un altro aspetto. Cioè il saluto che la donna qui elargisce per prima è di per sé un segnale di intimità. Sarebbe eccessivo parlare di proposta, ma non è eccessivo scorgervi una cortese disponibilità. Cioè siamo lontani ovviamente dal clima delle cosiddette pastorelle, cioè quelle poesie liriche leggere, quasi sempre ballate, nelle quali delle donne di umili condizioni, pastore, da qui il nome, o contadine, quindi donne nei cui confronti non valevano i codici della cortesia, erano protagoniste del gioco erotico, manifestando un atteggiamento attivo, sia con gesti che con parole. E manifestavano con questo atteggiamento attivo la loro disponibilità a compiacere il desiderio dei cavalieri. No, qui siamo in tutt'altra atmosfera. Tuttavia, il gesto trasgressivo di Beatrice può essere credibilmente assunto da Dante narratore come inizio di una nobile storia d'amore. Del resto tante vicende di amore cortese cominciano con un gioco di sguardi, ma quella che coinvolge Dante e Beatrice è una storia che trascende di molto il piano normale dei rapporti erotici cortesi. E a questo punto direi che la conclusione si impone da sola. Quello di Beatrice è un gesto caritatevole.
cioè esprime un amore disinteressato e superiore. Tuttavia noi non saremo in grado di misurare realmente la portata di quel gesto e quindi di valutare in cosa consiste realmente la caritas che con esso si manifesta, se non cogliessimo quanto esso sia trasgressivo sul piano sociale. Cioè sono la rottura delle convenzioni, oggi diremmo l'indifferenza nei confronti del perbenismo sociale, e quindi quel tanto di scandaloso che essa ha in sé, a conferire al saluto di Beatrice una connotazione di eccezionalità, conferire a questo gesto d'amore un significato eccezionale. Ciò che agli uomini potrebbe sembrare riprovevole, in realtà allora Dante ce lo presenta come quanto di più puro e disinteressato si possa immaginare, cioè di una qualità che è perfino impossibile descrivere, ineffabile. Non è provocazione dunque, ma caritas. Grazie.